Gli anticorpi sono la risposta che l'organismo mette in gioco per difendersi dal virus. Gli anticorpi servono ad una cosa e il tampone che cerca il virus serve ad un'altra. Se io voglio sapere se una persona è infettata, adesso faccio il tampone. Se io voglio sapere se una persona ha incontrato il virus nella sua vita, faccio gli anticorpi. Sono già disponibili questi test sierologici? E qui è l'altro grande problema. Non solo sono disponibili, ma ci sono quasi 120 diverse ditte private che hanno preparato dei kit anticorpali per riconoscere questi anticorpi. Il grande problema è che in questa grande fretta non tutti questi kit hanno una qualità sufficiente. All'ospedale Niguarda state facendo delle sperimentazioni su questi test? Assolutamente sì, stanno emergendo alcuni test che sembrano essere, hanno caratteristiche sicuramente più solide di altre. Ecco, quelli saranno quelli che dovremo usare a brevissimo. Perché è importante avere dei test affidabili rispetto agli anticorpi? Gli anticorpi sono fondamentali per dirci se una persona ha sviluppato una risposta al virus e quindi presumibilmente, ma non abbiamo certezze, è immunizzato e quindi potrebbe essere protetto da una nuova infezione, e serve a livello di popolazione, servono a capire se all'interno di un territorio il virus ha circolato. Cioè, l'idea sarebbe che qualora si riuscisse a fare un piano nazionale di test sierologici, magari alcune persone potrebbero tornare in qualche modo ad essere produttive? Quello che ha detto lei in teoria è assolutamente sì. Se questi anticorpi sono protettivi, potrebbero tornare al lavoro senza alcun problema e senza rischio di essere reinfettati. Questa è l'ipotesi a cui stiamo lavorando. Quello che ci manca è l'evidenza che gli anticorpi sviluppati sono protettivi, perché il nostro organismo è un po' strano, cioè a volte produce anticorpi che ci proteggeranno tutta la vita. Pensi al morbillo. È un esempio tipico, uno prende il morbillo una volta e non lo prende più. E poi a volte produce invece degli anticorpi che, per una serie di ragioni che è troppo lunga da spiegare adesso, ci sono, ci indicano che abbiamo incontrato il virus, ma non ci proteggono. L'esempio tipico è l'epatite C. Ecco, adesso parte del lavoro è capire, importantissimo, se questi anticorpi sono effettivamente protettivi. Si può stabilire in linea generale quando potremo cominciare a cercarli? Ah, breve. Noi in Lombardia stiamo mettendo su un sistema che partirà fra qualche giorno, in cui sarà fatto uno screening massivo della popolazione e potremo lavorare in maniera seria per capire come stanno le cose. Ecco, immagino che altre regioni stiano facendo lo stesso, cominceranno a fare lo stesso. Ecco, credo che sia importante che tutto questo venga fatto in maniera coordinata, perché è importante avere quelle famose curve che diceva lei. Cioè, dobbiamo sapere quando il virus c'era, quando c'è, quanto ci sarà, quante persone si sono infettate, eccetera.